Ciao Stefano, volevamo chiederti come ti era sembrato questo evento e quanto credi sia importante realizzare iniziative di questo genere. L'evento è venuto molto bene, devo dire che la chiusura di Pupi Avati ha dato anche quel guizzo in più artistico di un grande maestro del cinema. E, no, credo che sia importantissimo, nel senso, come dicevo anche nel mio intervento, qui avete la fortuna di avere un luogo riconoscibile e riconosciuto dove fare innovazione per davvero con soggetti che concretamente si vedono, si percepiscono e passano di qua. Soggetti profit, soggetti non profit, amministrazioni pubbliche, università, mi sembra un bel hub da cui partire per immaginare un futuro, come mi ha detto, diverso e a forte impatto sociale per il vostro territorio. Grazie Stefano. Grazie a voi. Ciao Simona, volevamo sapere da te quanto credi che sia importante promuovere l'iniziativa sociale nel business. Allora, l'iniziativa sociale nel business, che dire? Tutto parte dall'iniziativa sociale, nel senso che il business all'iniziativa sociale costituisce in qualche modo la parte funzionale di funzionamento stretto, non è quella che guida, diciamo, lo scopo dell'attività sociale. E quindi è importante per un imprenditore sociale avere molto bene in mente qual è l'impatto che vuole generare e poi cercare di capire come generarlo. È chiaro il business, ma più che il business, i fondi servono in qualche modo ad andare verso l'impatto. Quindi uno strumento a supporto dell'obiettivo sociale. Assolutamente sì, a volte è uno strumento indispensabile perché tu puoi avere delle idee e non avere dei fondi, ma non deve essere quello che guida, insomma. L'imprenditoria sociale è legato ad altri valori, ad altre logiche. Grazie Simona. Grazie a te. Ciao Fabio, il tuo intervento ci ha raccontato di cosa tratta la rivoluzione digitale nel sociale. Puoi darci una pillola in breve? Certo, rivoluzione digitale nel sociale significa che il sociale integra il digitale nelle proprie attività e facendolo non perde la propria identità, quindi i propri valori fondamentali. Significa in altri termini che il terzo settore oggi ha la possibilità, attraverso percorsi consapevoli di trasformazione digitale, di valorizzare ancora di più quelli che sono i propri tratti distintivi, quindi appunto i propri valori, la propria etica, la propria capacità di incidere nello sviluppo sostenibile del nostro paese, della nostra società e la possibilità anche di avere un impatto che sia sempre più grande, sempre più forte e quindi di raggiungere sempre più persone attraverso le attività che sviluppano. Ciao Lorenzo, ciao Alessio. Ciao, buonasera. Volevamo chiedervi e sapere da voi come è stato partecipare a questo evento e se c'è stato qualcosa che vi ha, un intervento, un momento che vi ha colpiti e coinvolti di più. Allora, l'evento tenutosi questa sera alla Bottega del Terzo Settore è stato molto stimolante per la mia crescita personale, sia dal punto di vista collettivo e quindi di tutto quello che riguarda tutto ciò che è il terzo settore. E l'intervento che mi ha colpito di più e quello più particolare è stato quello di Pupi Avati, regista importantissimo che ha raccontato la storia della sua vita e ha descritto nei minimi particolari e nei minimi dettagli come ha fatto a diventare famoso. E quindi questo dimostra che anche a volte la fortuna aiuta gli audaci e aiuta a fare certe cose che all'inizio sembrano impossibili. Ha descritto comunque le cose più importanti della sua vita e i frangenti che gliel'hanno cambiata. E oggi ho capito di essere realmente un changemaker. Wow, fantastico! A proposito di changemaker, voi siete alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al programma Noi al Centro, di cui abbiamo parlato anche nel corso di questa giornata. Volevamo sapere da te, Alessio, com'è stato partecipare a queste giornate di incontro, di formazione e visto che si parla di changemaking, qual è la tua idea di cambiamento? Allora, innanzitutto il fine settimana che abbiamo passato ci ha fatto entrare in un'ottica del tutto è possibile, basta che tu lo vuoi e ce la puoi fare. La mia idea di changemaking è la prima cosa che deve cambiare è la mentalità, la prima cosa che deve cambiare, le prime cose che devono cambiare sono sempre le basi, perché
magari c'è un clima di indifferenza, c'è un clima di pregiudizio che, con cui è difficile lavorare. E, però comunque il change making parte dal singolo e poi si allarga al collettivo. C'è un aiuto che alcune associazioni come Ashoka ti danno per arrivare a fare quello che vuoi. Quindi tutto è possibile, basta che tu lo vuoi e arrivi fino in fondo. L'importante è questo. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Ciao Paola. Ciao. Volevamo sapere da te, anche sulla base della tua esperienza che hai condiviso con noi oggi, il valore della creatività per realizzare il cambiamento. Ok. Vygotsky diceva che la creatività è ciò che ci rende uomini, è ciò che ci differenzia dall'animale e ciò che permette all'uomo di guardare al proprio futuro. Sicuramente la creatività è fondamentale in questo mondo che va molto veloce, un contesto di rapidi cambiamenti. Se noi non sapremo avere pensiero creativo per adattarci ai cambiamenti, rimarremo sempre uguali noi stessi, non sapremo innovare. Oggi abbiamo visto bene come il panorama stia cambiando, soprattutto questo mondo diventa digitale e la capacità di adattarsi è ciò che permette anche di avere delle nuove idee per affrontare i problemi soliti. Ti ringrazio molto. Grazie. Paola, grazie mille. Grazie. Andrea, qual è la tua esperienza con gli imprenditori sociali e perché credi nell'iniziativa sociale con modello di business? Questa è una bellissima domanda. Allora, innanzitutto mi affascina dell'imprenditoria sociale l'innovativa che hanno, cioè sono molto innovativi, soprattutto quando riescono a mettere insieme i tre settori, quello pubblico, quello privato e quello sociale della società civile, e credo molto in questo perché siamo in questo momento di fronte a un mondo con mille problemi, dal cambiamento climatico, le grandi migrazioni nord-sud, le diseguaglianze, problemi con i sistemi sanitari, educazione, eccetera. E i governi ormai, secondo me, non trovano più una risposta innovativa, cioè sono proprio gli stessi imprenditori sociali che hanno questa voglia e forza innovativa di cambiare le cose e spesso, soprattutto quando si tratta di fellows di Ashoka, lo cambiano anche in modo sistemico, cioè non riparano solo un buco ma cercano di cambiare il sistema e con questo avere un impatto a livello molto più ampio che della singola iniziativa che tappa un buco. Ciao Luca. Ciao. E volevamo che ci ricordassi qual è la ricetta dell'innovazione. Se ci fosse, probabilmente tutti saremmo innovatori. Diciamo che è una mescolanza di tanti elementi. Un po' come abbiamo visto anche oggi durante il nostro incontro, bisogna avere una visione, bisogna avere un'infinita volontà e la forza anche di andare avanti nonostante un'infinità di ostacoli che si incontrano durante il cammino. Quello che cerchiamo di promuovere con Ashoka sicuramente è questa visione e questo approccio di andare fino in fondo nelle cose e cercando sempre di trovare nuovi compagni di strada, quindi non fermandosi diciamo ai primi ostacoli ma andando oltre, cercando comunque di creare alleanze che ti permettano di raggiungere degli obiettivi alti, perché per cambiare il sistema bisogna partire da un'intuizione ma poi renderla ampia e fare in modo che sia condivisa con il resto della comunità. Hi Pablo, so we're so happy to have you here with us. Can you please tell us why did you want to come here? Well, one of the things that I do is I help entrepreneurs to launch their business, and for me it's a pleasure to connect with other social innovators that are working already here, and I want to learn, I want to share. And it's my pleasure. Thank you for inviting me. So Pablo, do you have any experience with Italian social entrepreneurs? So in our ecosystem, in our programs, we have supported some Italian entrepreneurs, but not a lot. We actually wish we could start building more bridges, more programs with stakeholders here, so that we can support together more social entrepreneurs. Hi Michael, which is your impression about this event? I think this event is a wonderful opportunity to bring different parts of the community together and for young people to appreciate the wisdom of older people, for older people to listen to the desires of young people, and hopefully the outcomes can be that there's an energy to take things forward. Yeah.
really thank you and enjoy the tour. That's it, we're done. Valeria, welcome. Thank you, Gloria. Your job deals with valorization of the territory. Mm-hmm. I want to ask you, how can innovation help? Innovation can help because the problem that we have with the territories everywhere in the world, in Italy and everywhere, are due to the fact that the systems that exist are based on outdated problems, right? We have systems that are supposed to solve certain problems that are no longer the problems that we have today. Typically, for example, with Venezia Autentica or social business, we are addressing the problem of the impact of mass tourism on cities and destination and so on. And tourism, mass tourism, is really a product of the way tourism has happened in the past 30 years. And everything that is existing, all the things that exist, they're older than that. So there's a need of innovation to be able to bring solutions to the problem that now exists and that have no existing solution. Thank you so much, Valeria. Ciao Domenico, ciao. Grazie di essere qui con noi in questi due giorni di questa iniziativa. Ma grazie a voi, grazie a voi. Volevamo sapere che impressioni avevi avuto durante questi due giorni e quanto credi che sia importante per il nostro territorio realizzare iniziative come queste. Quanto tempo abbiamo? No, scherzo. Quanto vuoi. No. La sintesi non è il mio forte, ma proverò a dire che è una cosa molto bella, fa parte della vita, mi fa riprendere parti della mia vita e mi fa vedere quanto è bello sul territorio poter fare qualcosa per il territorio. Nel vostro lavoro che voi avete fatto, nel servizio che ci avete dato di fundraising, una delle cose importanti è lavorare per l'altro affinché tutta la comunità stia bene. Cioè si può veramente cambiare pensando di lavorare per l'altro, in modo che tutto il territorio ne riabbia, quindi non per se stessi, per il profit, ma per un profitto diverso. E in questa l'innovazione sicuramente è una questione molto importante. Bene, quindi costruiamo cambiamenti. Assolutamente sì, se c'è l'uomo al centro, assolutamente sì. Grazie Domenico. Grazie a voi. Ciao Alessia, grazie di essere qui. Grazie a voi. E allora, sappiamo che nella pausa pranzo abbiamo avuto una piccola esperienza di conoscenza del territorio. Abbiamo avuto un pranzo itinerante, grazie all'Associazione delle Guide Turistiche. Come ti è sembrata questa esperienza? Se ti è piaciuta, le tue considerazioni? Assolutamente. Allora, innanzitutto è un'esperienza meravigliosa all'interno di due giorni incredibili e quindi ringrazio voi per averla pensata e realizzata. E stavo dicendo alla guida, a proposito dell'esperienza a pranzo, che pur essendo di Ascoli, fare questa cosa è stata una scoperta di tantissime piccole pillole che io non conoscevo. Quindi è oltre alla scoperta quindi di cose nuove per me, l'intramezzo di enogastronomico è stato piacevolissimo, perché poi uno riparte più energetico di prima, con la voglia di scoprire ancora. Quindi è stata un'idea, devo dire, molto molto bella, apprezzata dalla guida stessa, perché era la prima volta che la realizzava e ha detto che la vorrà replicare anche con i turisti che vengono. Quindi un'idea meravigliosa. Bene, ci fa piacere, grazie Alessia. Grazie a te, ciao. Eleonora, oggi siamo stati alla prima giornata di un evento di due giorni copromosso da Shock Italia con Bottega del Terzo Settore e TechSoup e promosso da Fondazione Carisap. Abbiamo parlato di costruire il cambiamento. Tu sei una Shock Fellow, quindi un'imprenditrice sociale tra le più innovative del mondo. Come stai portando cambiamento e che cos'è per te il cambiamento? Beh, Ashoka ha 3600 Ashoka Fellow in giro per il mondo. Io faccio la mia modestissima parte come Ashoka Fellow in Italia, occupandomi di occupazione giovanile, in particolare dei diritti degli stagisti. Quindi la mia attività è un'attività giornalistica attraverso il sito Repubblica degli Stagisti, e il mio obiettivo è quello di migliorare la vita degli stagisti italiani, migliorare il quadro normativo che regola il tirocinio in Italia, assicurare quindi una migliore transizione dalla formazione al lavoro
per i giovani italiani, coinvolgere le aziende, quindi responsabilizzare le aziende affinché offrano spontaneamente delle buone condizioni di stage e di lavoro, e anche poi fare pressione su tutti gli stakeholder, i sindacati, l'università, tutti coloro che agiscono nell'universo stage, in modo che ciascuno faccia la propria parte per aiutare e fare in modo che lo strumento dello stage venga usato responsabilmente e che lo stage sia un'esperienza proficua per tutti gli attori in gioco, a cominciare dai soggetti più deboli che sono i giovani. Quindi, come tantissimi a Sciacaffello, tra l'altro, parte dal presupposto che tutti si debbano mettere in gioco, che quindi tu lavori con i giovani, ma portare cambiamento nel settore giovanile non può partire solo dai giovani, così come non può partire solo dalle aziende o solo dalle istituzioni, ma devono tutti lavorare insieme, devono tutti essere change maker, come è anche lo slogan di Ashoka. Secondo te, per un cambiamento in Centro Italia, perché oggi siamo ad Ascoli Piceno, che cosa serve, come possiamo essere tutti change maker? Allora, sicuramente il fattore geografico conta, quindi è ovvio che sarei ipocrita se dicessi che fare impresa, fare innovazione sociale a Milano o a Londra è uguale a farla ad Ascoli Piceno o a Rieti. Ciò detto, qualsiasi impresa eccezionale è nata di solito con qualcuno che diceva sì, ma questo non si potrà mai fare. E anche quando io ho cominciato la lotta, la battaglia a livello nazionale contro gli stage gratuiti, tutti quanti dismettevano il tema dicendo adesso che cosa vuoi, che adesso gli stagisti abbiano pure diritto ad avere un rimborso spese, ma va là, se introducessimo questo diritto nessuno offrirebbe più stage. In realtà poi il diritto per gli stagisti extracurriculari 5-6 anni fa è stato introdotto grazie anche al nostro lavoro e insistenza, e assolutamente gli stage continuano, fioriscono, semplicemente gli stagisti hanno più diritti. Quindi questo per dire che anche in territori che possono sembrare svantaggiati perché magari sono più periferici, possono sorgere, nascere, crescere e anche fiorire delle idee innovative. L'importante, io penso, sia mettersi in gioco, crederci al 100% e non avere paura di fare rete. Quindi non pensare di dover fare tutto da soli, ma cercare il sostegno di chi già fa cose simili, e non pensare, diciamo, l'Italia dei mille campanili in questo caso fa male. È meglio cercare di costruire delle reti solide, perché anche l'unione fa la forza. Grazie.